is gonna pay! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare Goku Super Saiyan Blue Zenkai 7, nuovo Zenkai uscito con il nuovo update insieme a Broly Green. Broly Green del movie, sinceramente, almeno per adesso ve lo sconsiglio perché non è nulla di speciale e il movie ancora deve prendere bene forma anche se ha ricevuto uno Zenkai. Questo Goku Super Saiyan Blue invece è davvero fortissimo, almeno su carta. Adesso andremo anche a vedere nel gameplay. Gli hanno praticamente messo tutto non cancellabile, che era il suo più grande difetto, e hanno aggiunto qualche unique sia sul danno, anche questa molto interessante, che recupera chi ad ogni carta, buffa sia il suo danno che quello degli alleati, veramente carina come cosa, e rimane il solito personaggio da mid late game. Il fatto buono, ovviamente, è che adesso il God Key a Vados, e Vados è un personaggio che ti ci porta tranquillamente late game, visto il self-heal, gli switch veloci, i buff, eccetera, quindi sono anche curioso di vedere i due come girano insieme. Detto questo, andiamo direttamente a vedere nel gameplay quanto è forte questo Goku, ma promette molto molto bene. Ok, siamo contro Future, portato Ciampa perché aveva Zamasu tipo 5 più, una roba simile. In realtà non pensavo portasse Rose e Red, però va bene. Ok, andiamo Goku. Buoni danni comunque, siamo in early game e questo è quello di svantaggio. Buono. Goku con Vados fa una combo allucinante, cioè davvero fortissimo. E comunque ora stiamo anche provando la nuova versione del battle system, ovviamente con le cover infinite eccetera, e come vedete i racing rush poi si fermano molto più lentamente, hanno aggiustato la cosa, e c'è anche la visuale che la telecamera che l'hanno allungata, se non sbaglio l'hanno cambiato la prospettiva. Buoni danni, cioè sto a 144, ancora non ho fermato il Racing Rush, adesso l'ho preso, prima era tipo impossibile questa cosa. Ok, ok, facciamo entrare Goku anche se è quello di svantaggio, che vede i danni, mamma mia ragazzi, buoni. Qua ovviamente si è preso già tutti i buff perché sono passati 50 counts, più anche i buff di switch di Vados, che non sono completi, però un bel po' ne ho già presi. Guarda i danni, mamma mia. Ok. Vabbè, qua siamo pure contro Rose, in teoria se lo prendiamo lo smolecoliamo, tipo. Vediamo se... Ah, peccato. Comunque, tank d'addio. Sì, ci va benissimo. Siamo Ciampa, sacrifichiamolo. Abbiamo anche parato. Vi ricordo che adesso, se premere Racing Rush, l'avversario può schivare e si setta la combo. Buonissimo. Perché prima era davvero frustrante, non c'aveva nemmeno un senso il fatto che ti fai Racing Rush e venivi punito in una maniera impressionante, cioè non c'ha proprio senso. Tanto qua mi sa che è morto Rosé, quasi. Ok, tanto Goku si buffa ad ogni carta che tira, comunque vi ricordo, e buffa anche gli alleati. Possiamo far entrare Vados in teoria. Fare così. Poi fa entrare anche Ciampozzo. Qua ci siamo levati anche il colore di svantaggio. Infatti guarda i danni. Ok, no, perché non mettiamo le blast? Mi sembra laggato. Ok, ok, tanto Goku è di nuovo full HP grazie a Vados, cioè questa cosa è allucinante davvero.
Ok. GG. God Key Mirror. Lui è un bel God Key, quindi vediamo anche quanto gira il caro Goku. Buono. Anche i colori sono uguali alla fine. Ok. Perfetto. Facciamo così. Facciamo giocare calma sta partita, che se no si perde. Ah, peccato. Ma non siamo Vados. Tanto adesso gli distruggiamo le due carte, quindi siamo abbastanza safe. Ok. Ok. Devo abituarmi anche ai cambi cover, perché, cioè, non me lo ricordo proprio come si può fare, quindi. Ok. Ah, cavolo. Per tipo un secondo. Da mettere vado su Mopo Resider Racing Rush. Che di una ultimate. Però questa ce la tanchiamo. Non c'è nessun problem. Ok. Qua si ripresa il Vanishing, dobbiamo ricordarcelo. Ok. Ah, cavolo, pensavo. Pensavo sinceramente che aspettasse. Qua ci tira la Racing Rush, è normale. Però in teoria qui abbiamo Vados dietro, nel caso di tirasse la Racing Rush. Quindi possiamo sacrificare Vados e ci rimangono Zamasu e Goku. Cosa che prima ovviamente non potevamo fare. E questo ci va solo a nostro favore. Adesso devo anche cominciare a pensare alla Racing Rush, che loro possono fare più switch, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, qua l'abbiamo preso. Ma qui il Terrier Racing Rush a me va bene su chiunque, quindi non è un problema. Però ce l'ha parato. Però adesso lui non può entrare in combo perché io posso schivare. Anche questo ovviamente, cosa aggiunta col nuovo aggiornamento, che è molto molto buona. Ok, qua siamo entrati in combo. Tiriamola l'ultimate. Tanca ancora bene Goku, non problemone. E facciamo così. Goku ora sta late game, quindi ha tutto il suo potenziale. Peccato solo che è morta Vados, quindi. Ok. Aspettiamo lo switch. Perfetto. Ecco, il GLF è pure bello stellato, quindi dobbiamo aspettare Zamasu. Anche se alla fine i danni li sta facendo, eh? Pensavo peggio. Ok, devo switchare per cala ultimate. Possiamo aspettare. Perfetto. Ok. Qua gli è morto uno. Esatto. Ha rischiato la strike, la cover sulla strike su Zamasu, però è andata male. GG ragazzi, questa è finita adesso. Se mi trappiamo, andiamo subito in e la finiamo di ultimate. Bel game, più che altro bel bel clutch. Altro God Key, ormai ne sto beccando davvero tanti. Vabbè, normale, è uscito Goku, la gente lo prova. Buono questo inizio, ho messo Ciampa perché Zamasu era bello stellato. Immaginavo. Oh mio Dio, ho messo doppio blu, me sono accorto adesso. Immaginavo che lo portava appunto perché avevo Ciampa stelle basse. Ok,
Ok, facciamo così. E questa la può schivare. Va bene. Vediamo il tank di Goku. Mettiamolo qua ancora il damage reduction. Infatti è un bel muro, ragazzi. Cioè non sta praticamente prendendo danni. E vi ricordo che si selfiera sia con Vados che con le green card. Un point. Una combo di Vegeta gli ha fatto 700k. Vediamo, facciamo una full combo più ultimate di Vegeta blu. Vediamo quanto gli fa. Ovviamente qui ha ancora il 35% di damage reduction. Poi dopo diventerà più squishy passati 35 counts. Metà HP. Metà HP e mi recupererò tutto probabilmente. Compriamo le carte. Anche la giro blu. Ok, facciamo così. Perfetto. Wow, cioè veramente tankato benissimo. Questa mi sa che è kill se c'è una carta in più. No, vero. Avete visto, mi sono scordato della cover. Sì, è normale. Comunque è veramente bello il fatto che la Singlash si farma in maniera molto, molto, molto più lenta. Va bene anche per il game in generale, cioè è più equilibrato, senza che Vegito ti spamma e resingrascio in 5 secondi, cioè è veramente tutt'altra cosa. Tanto qui non vorrei far morire Vados, quindi prima metto Goku. Allora, cosa di resingrascio? Mettiamo Ciampa. Tranquillamente. Esatto, doppia cover. Così. Anche se ce l'ammazza, ma in realtà volevo tenere Goku per lo showcase e tenerlo appunto in late game con Vados, che si switchano, si selfiano, eccetera. Ok, immaginavo che Ciampa morisse, ma a noi ci va bene. Ok, tiriamo il Sengrash subito perché non avevo il tempo di tirare il blast, poteva tirare i pugnetti, fermarci, comunque non volevo sprecare l'occasione. Ok, perfetto. Vediamo se ci casca. No, ok, allora mi sa che ci muove la nostra Gravados. E qua ci deve fare 1v2 Goku. E sono sicuro che può farlo. Ok. Va bene. Un po' rischioso. Perfetto. La tiro anch'io. Più che altro perché così riprende il Vanishing. Non credo abbia la cover di Zamasu, quindi l'ho detto per detto con le strike, lo ammazzo così. Adesso vediamo se riusciamo a one hitarlo di ultimate. Sì, sono sicuro che lo ammazzo. Cioè, una blast gli ha fatto praticamente metà HP. No, davvero, comunque con i buff di Vados, Goku late game è qualcosa di scandaloso. Cioè, un raid, era one hit. Gli avrà fatto 2 milioni e mezzo, 3 milioni. God Key contro God Key. Questo GLF è un po' pericoloso per il nostro Goku, più che altro ovviamente per l'ultimate che lo locca. E i lock sono ancora più forti dopo l'aggiornamento delle cover, considerate. Prendiamo la green card, facciamo trasformare Charlotte. Dovrà andare subito in, vediamo. Ok, perfetto, aspettato. Ma ti tocca switchare, mettiamo Goku, vediamo se mette... Esatto. Vai Goku. Ah, peccato. Vediamo anche quanto tanca alla fine. Parte più qua, sbaglio la combo, ok. Mamma mia i danni. Mamma mia i danni, ragazzi. Vai, tiriamo l'ultimate. Anche se non è ancora completamente setappato, voglio vedere i danni che fa. Contro Rosé. Vai. Ok, ci stanno. On point questa special. Ok, metto Vados. Uno perché gli rompo le carte. Due perché se mi tira Rising Rush in teoria Vados era quella sacrificabile. Vediamo se ci muore. No, perfetto, curiamola. Se vuole andare in combo, ok. Perfetto.
il game, anzi il game è finito, però vorrei mettere Goku Super Saiyan Blue, sinceramente. Facciamola finire con lui. Ok, cioè guardate i danni, questo contro un verde, una base gli ha fatto 600k. GG. Saiyan, ok, non sono così tankers loro, quindi vediamo anche, ecco esatto, tipo Ciampa che entra e squaglia Goku, vediamo anche tanti che possono fare insieme. Siamo Goku, diamo la special intanto, buono, vediamo, ok, facciamo così e accorciamo i counts, la Ciampa può rientrare, perché è molto forte anche in questo senso, ovvero che Ciampa entra e abbassa un counts, vado sulla green e ti abbassi i counts, e appunto con un nuovo battle system, delle cover eccetera, i sub counts contano ancora di più, anzi molto di più, che sono fortissimi ovviamente, ti danno sicurezza ora. Una green card, facciamo così, vediamo se ti ha un... No, cavolo, pensavo ti fosse il tackle. Qua abbiamo aspettato l'ultimate, purtroppo, va bene. Qua non ho ancora il damage reduction. Sì, per tipo 2 secondi. Allora, rompiamo le carte. Ci prendiamo una carta, rompendo 2 carte. O l'ultimate o Rising Rush, esatto. E mettiamo Ciampa. Ed ecco qui appunto la forza del nuovo cover. Ovvero switcharsi i personaggi, dividersi le combo, usare le varie cover change, eccetera. Ed è molto utile perché almeno ci sono più personaggi dove tipo one-combano, cioè nel vecchio combat system io la prima combo presa da Goku sei stato one-combato e non era assolutamente giusto, così invece tutta altra storia. Ok, ciao Kidku, ok, facciamo così, tiriamo la special, comprendiamo anche il Ki in teoria. Ok, mamma mia i danni ragazzi, perfetto, e il Ciampozzo che è non male davvero nel PG per essere una non Zenkai Battle F. Con la step up arrivato se Ciampa alla fine si è rivelata davvero molto molto forte, anche se aveva personaggi alla fine all'interno che non erano così broken, però per l'utilità che hanno dato al team davvero tanta roba. Ok, abbiamo rotto la special move, quindi ora TR Rising Rush o TR Rising Rush. Esatto. Ok, facciamo entrare Goku. Mamma mia, i danni, cioè. Questo è late game di Goku, 3 blast, full vita al povero Machine Vegeta. GG. Ok ragazzi, lo showcase finisce qui e che c'è da dire, questo Goku è davvero fortissimo e sono anche sorpreso del Gotki perché è diventato un team non top tier di più, sinceramente lo metto forse dietro solo al Sun Family, Triple Zenkai 7 perché l'esistenza di Gohan, però il Gotki adesso è davvero scandaloso, soprattutto perché si sposa molto bene con il nuovo combat system. Il fatto che Vados ti distrugge 2 carte in cover, ti leva i sub count con la green card, Ciampa che ogni hit si leva i sub count per gli alleati, voi potete continuare a fare cover su cover, distruggere carte, selfilarvi, buffarvi eccetera, ed è veramente tanto tanto forte perché serve in questo meta in cui puoi continuare a switchare. Il Rising Rush poi adesso è stato bilanciato sia nel fattore spammo carte, ti do Rising Rush in 5 secondi, non esiste più quella cosa perché tutti iniziano con 2 sfere su 2 carte e poi ad ogni combo ci sono le sfere preimpostate, quindi avrete Rising Rush circa verso il 150 145, che è tanto ed è molto buono. Poi se te lo parano si resetta il fight, quindi nemmeno vi prendete la combo ed è tutto abbastanza bilanciato. Il Gotki è uscito con questo Goku che è un muro in early game e appena arriva in late con il supporto di Vados ma anche senza, basta che si tappa, diventa un carro armato che fa danni allucinanti, combo lunghe, supporta gli alleati, davvero fortissimo. Non vi spoilerò la tier che avrà tantissimi cambiamenti
con il nuovo combat system. A questo Goku, preparatevi perché il Tier God lo ha tutto, lo ha assolutamente tutto. E niente, io vi saluto, ci vediamo con il prossimo showcase, tanto hype ovviamente per il 26, dove ci sarà l'annuncio del festival, e io mi aspetto qualcosa di veramente grosso, almeno un Migatte o un Gogeta Super Saiyan Blue, comunque uno di quei personaggi veramente tanto hype, perché hanno fatto due annunci per annunciare che ci sarà il festival, cioè è scritto ovunque che sarà qualcosa di grosso, quindi mi immagino personaggi di questo calibro. Noi ci vediamo appunto con il prossimo showcase e io vi saluto.